Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahawa Bahashem, Yahawa Shai Bahashem Burtakodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto e anche a coloro che con sincerità cercano la verità. Beh, la lezione che farò oggi sarebbe riguardo questo regno dei malvagi, ok? È una lezione già fatta in passato, ma lo Spirito mi suggerisce di farlo. Allora, inizio leggendo dal libro di Giobbe, capitolo 9 e 24, che dice: sì, scusate, mi devo tradurre. Aia. Che sono venuto con cosa oggi? Non sono venuto con la telecamera e sto usando il telefono per registrare, sul telefono tutto impostato. Ma dunque, leggo da qui. Libro di Giobbe, Giobbe 9:24 dice: la terra è lasciata in balia del malfattore, egli vela il volto dei giudici. Okay. Questo versetto ci fa capire che questa terra, questo regno è dato in mano ai malvagi, ok? E loro coprono il volto dei giudici. E coloro che non capiscono ancora il fatto che questo regno è governato dai malvagi sono molto 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 lontani dalla verità e hanno cominciato infatti a coprire questo volto dei veri giudici dai tempi di Rinascimento. Hanno cominciato a mettere il loro volto, a dipingere gli angeli, a dipingere l'immagine del nostro Messiah, a dipingere tutto uguale al loro volto, ok? E così hanno coperto il volto dei giudici, ok? E dice: se non lui, chi dunque sarà? Non è altro che i figli di Esaù, il così chiamato uomo bianco. Quando sono andati in potere, non hanno fatto altro che spargere menzogne sulla terra. Un bel esempio è l'immagine del Salvatore, ok? Hanno messo l'immagine di un tiranno a posto dell'immagine del vero Salvatore, ok? E sappiamo attraverso il libro di Apocalisse, il libro di Rivelazione, capitolo 1, dai versetto 13, ci fa capire l'immagine vera del figlio del padre come dovrebbe essere, ok? Capelli di lana che ce l'hanno sulla mente, i così chiamati negri, ok? La pelle come bronzo bruciato, come il colore che porto io. E loro invece cosa hanno fatto? Hanno cambiato tutto, l'hanno dato capelli biondi e lunghi, ok? Hanno cambiato la sua pelle, ok? Andiamo a prendere un altro precetto. È un altro indizio che, per capire chi sono questo stirpe dei malvagi, ok? Che sono i figli di Edom. E sapete che Esaù, il suo nome, è diventato Edom. E qui in Italia, per dirvi, a quell'epoca Italia si chiamava Idumea. Ok?
Idumea, che si sapeva che viene proprio dal nome dei malvagi. Quando hanno conquistato questa terra, si conosceva come Idumea. E ora andiamo a leggere dal libro di Isaia, capitolo 34 e 5. Ok, libro di Isaia, capitolo 34, versetto 5, dice: poiché nel cielo si è inebriata la spada del Signore Yahweh, ecco, essa si abbatte su Edom, su un popolo che egli ha voltato allo sterminio per fare giustizia. E questo è il giudizio che arriverà breve ai malvagi, la stirpe dei malvagi. Coloro che stanno governando questo regno in malvagità, che hanno preso la verità e l'hanno girato, hanno coperto il volto dei veri santi. E i veri figli di Israele, come dice le scritture, sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini. E che cosa hanno fatto questa stirpe dei malvagi? Appena è entrato in potere Alessandro Magno, che si sa dal libro di Maccabeo, che hanno cercato tante volte di eliminare dalle scritture, sappiamo che è lui che ha portato in potere questo stirpe dei malvagi, e loro andranno in sterminio a breve. Quando torna il padre, non lascerà sfuggire nessuno di loro. Hanno preso i santi come schiavi tutti questi anni qui, e la ruota sta per rigirare. Il padre sta tornando con furore, con terrore, ok? E farà male, ucciderà questi figli di malvagi, ok? E sappiamo che Edom è Esau, ok? E come succederà? Abbiamo fatto altre lezioni riguardo questo. I così chiamati cari, UFO, così chiamati oggetti non identificati, sono i cari del padre. E questi verranno a distruggere i malvagi a breve, ok? Stanno per succedere delle cose che la gente vedrà, e proprio dalla vista del ritorno del figlio del padre la gente sverà proprio dalla vista. Sarà un giorno di terrore. La stessa cosa è successo durante l'era di Noè. Gli diceva che, guardate, arriva un diluvio. La gente lo prendeva in giro, ridevano, ognuno andava per cavoli suoi, e tutto all'improvviso è arrivato il diluvio, ok? E non hanno potuto sfuggire. E la stessa cosa stiamo facendo così. Noi ci stiamo costruendo l'arca con questa verità qui, conoscendo il vero nome del padre, il vero nome del suo figlio. E stiamo chiamando tutti: venite, venite, che a breve ci sarà un diluvio, ma stavolta sarà un diluvio di fuoco, non più di acqua, ok? La gente prende in giro e va per cavoli suoi, ma quel giorno non sarà un giorno di felicità, sarà un giorno di distruzione, e sta arrivando a breve, ok? Andiamo a prendere un altro precetto. Andiamo a prendere un altro precetto. Allora, prendiamo dal libro di Isaia, capitolo 10. Libro di Isaia, capitolo 10, leggiamo da 1. Ok,
Il libro di Isaia capitolo 10 versetto 1 dice: guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive. Ok? Solamente da questo versetto capiamo già chi sono i malvagi. Tutti i decreti che hanno portato fuori finora sono decreti malvagi. Ok? Perché la vera legge sta nelle scritture, nella verità. Il Padre ci ha dato delle leggi da seguire. Ma che cosa hanno fatto? Pian pianino, uno dopo l'altro, cambiano queste leggi qua e mettono decreti maligni. Un esempio è quello che un uomo può andare con un uomo e una donna può andare con un'altra donna. Questi sono decreti iniqui. E così riusciamo a capire chi sono questi malvagi qui, questa stirpe dei malvagi. Ok? Sono coloro che stanno governando questo regno qui. Ok? Le poche famiglie bancarie hanno messo un giogo pesante sul collo della gente, difficile da portare. Tasse da ogni angolo. Si respira tasse. Ok? Hanno fatto decreti iniqui. Questi sono i figli dei malvagi. E questo è il loro regno. Ok? Ma guai a loro. Ok? Dice: guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive per negare la giustizia ai miseri e per frodare del diritto i poveri del mio popolo. Leggendo questo si può anche chiudere tutto. Questi sono i malvagi. Spendono diversi soldi, diverse somme per creare delle armi nucleari. Per creare diverse cose di distruzione, ok? Mentre possono fare altro con quei soldi là. Se ci amano davvero, ci toglieranno le tasse, ci faranno le cose più facili da portare. E così sappiamo. Buongiorno. Grazie. Beh, la saggezza è nelle scritture, ok? E sappiamo che l'immagine che ci hanno messo oggi come Messia non è altro che un'immagine falsa, ok? È l'immagine di Cesare Borgia, che è un tiranno, e questo qua ha ucciso suo fratello, ha dormito, è stato a letto con la sua sorella, è un amante segreto di Leonardo da Vinci. E sappiamo che questo regno è dato nelle mani dei malvagi, e sono coloro che stanno guidando adesso. Ok? E come leggevo qui, guai a coloro che fanno decreti iniqui. Ok? Questa gente, il loro regno arriva alla fine e arriva breve. Ok? Cambiano il bene e lo fanno diventare male. Ok? Ora, se uno dice, i così chiamati, quelli che non accettano, diciamo, il decreto degli omosessuali, diventano strani, diventano i malvagi, ok? E il Padre ha scritto tutto altro, ma loro fanno tutte le cose contro la natura. Questa è la stirpe dei malvagi. E loro, arriva il giorno, ok? La ruota gira, come dicevo. Ora andiamo a prendere libro di Proverbi, capitolo 29, 2. Il libro di Proverbi, capitolo 29, versetto 2 dice: quando comandano i giusti, il popolo gioisce. Quando governano gli empi, i malvagi, il popolo geme. Ed è quello che sta succedendo. Ok? Quando tornerà il figlio del padre Yahawashai a governare questa terra come dovrebbe essere, quando i figli di Israele saranno nella loro posizione, sarà gioia dappertutto. Ma ora la gente soffre perché i malvagi sono in comando, ok? I malvagi gestiscono tutto, ok? Perciò stiate attenti. E noi vi stiamo chiamando adesso di venire fuori da tutto quello che l'illusione di vita che hanno messo davanti ai vostri occhi, ok? Che non è altro che illusioni.
La vera vita, il vero regno arriva quando torna il figlio di Yahweh Shai. E quel regno sarà sempre qui sulla terra. Ok, come dice il libro di Ecclesiaste, la terra sarà per sempre, è stato creato proprio per gli uomini, per noi uomini. Ok, ora andiamo a prendere un altro precetto. Perdonatemi. E che cosa fanno? Non fanno altro di fare i maligni. I maligni, ok? Hanno creato questi gruppi segreti, così chiamati illuminati, e tutto il resto che governano il mondo, e tutto quello che fanno, sono plotti per sterminare l'umanità, ok? Loro hanno un programma, ok? Si vede sulle tavole in America, si chiamano le Georgia Guidestone. E qui loro vogliono mantenere il popolo del mondo sotto i 500 milioni, non mi ricordo la cifra, che vuol dire sterminare un bel due terzi della terra, ok? E chi gli ha dato il via di fare questo? E questa stessa gente volete sempre fidare quando portano delle menzogne. Ora leggiamo dal libro. Leggiamo dal libro di Mica, capitolo 2. Libro di Mica, capitolo 2. Scusatemi un attimo. Libro di Mica, capitolo 2. Dice: guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sul loro giacili, alla luce dell'alba lo compaiono, ok? Ed è questo che fanno i così chiamati governatori di questo regno qui. Loro pensano solo l'iniquità di notte, con questi gruppi segreti, illuminati e tutto il resto, ok? Non fanno nulla del bene per l'umanità. Ecco, questa stessa gente volete affidare, ok, a darvi queste cose, come si dice, questo veleno qui, ok, che è il V, non voglio dire il nome, se no mi bloccano il video, ok? Questa stessa gente sono coloro che ci dicono cosa dobbiamo fare, come dobbiamo vivere. Questa stessa gente sono coloro che mettiamo proprio tutti i nostri problemi nelle loro mani. Ma i veri santi che conoscono la verità, ok, si affidano al Padre perché conoscono il suo nome, il nome del suo figlio, ok? Infatti, se andate avanti a leggere questo libro di Mica, parla proprio della casa dei malvagi, i figli di Esaù, coloro che stanno governando questo regno come la conoscete adesso, non parla di altro. Ora andiamo avanti, vediamo un altro precetto. Allora, andiamo a leggere dal libro di molto importante capire la cronologia di questi regni qui, che si trova nel libro di Daniele, capitolo 7, ok? Il re Nabucodonosor ha avuto questo sogno, che ha visto la statua enorme, e sappiamo che la testa d'oro è il regno suo proprio, ok? Il petto d'argento è il regno dei Medi e Persi, ok? E diciamo il bronzo è il regno di Alessandro Magno, e le gambe di ferro è il regno dei Romani, e i Romani
sono mescolate, si vede che l'ultimo regno, che sono i piedi, è il regno che stiamo vivendo adesso, ok? E dovete sapere che siamo proprio all'ultima dispensazione. Non è il momento di cercare carriere, non è il momento di cercare sogni vani, ok? Di correre dietro a delle cose che non servono. Ora è il momento di cercare la verità mentre lo si può trovare ancora, ok? Volevo solamente tirare fuori quel punto là perché è importante capire dove siamo adesso. Andiamo a leggere. Infatti andiamo a leggere il libro di Daniele capitolo 7. Libro di Daniele capitolo 7, leggiamo dal 23. E dice: egli dunque mi disse, la quarta bestia significa che ci sarà sulla terra un quarto regno diverso da tutti gli altri e divorerà tutta la terra, lo stritolerà e la capestrerà. Non è quello che sta succedendo adesso? Sì, è quello che sta succedendo adesso. E quel quarto regno è il regno che stiamo vivendo adesso. Come avevo spiegato prima, sono passati le tre regni e siamo proprio all'ultima dispensazione, ok? Il versetto 24 dice, le dieci corna significano che dieci re sorgeranno da quel regno e dopo di loro ne seguirà un altro, diverso dai precedenti, abbatterà tre re. Ok? E questo sta parlando proprio di America, ok? Sta parlando di America. E dice, e proferirà insulti contro l'Altissimo e distruggerà i santi dell'Altissimo. I santi dell'Altissimo sono distrutti, e sapete, attraverso il libro di Salmi, capitolo 50, sta nel versetto 5 che dice che i santi sono i figli di Israele. Che cosa hanno fatto i santi finora? Li hanno venduto schiavi, li hanno sterminato, e questo sta parlando proprio quando è andato su terreno americano e lì aveva trovato dei figli di Israele che erano già lì. Che cosa hanno fatto? Li hanno sterminato. La stessa cosa hanno fatto in Gerusalemme. Hanno massacrato e hanno lottato i figli di Israele, facendoli sfuggire da diverse parti del mondo, ok? I figli di Israele, maggior parte è scappato giù in Africa, e coloro che sono in Gerusalemme oggi non sono altro che la sinagoga di Satana, come dice il libro di Apocalisse, capitolo 1 e versetto 7, se non sbaglio, ok? Come dice il libro di Isaia, bastardi dimoreranno nella città in Israele, ok? Coloro che dicono che sono i veri giudei di oggi non sono altro che una sinagoga di Satana, sono dei figli di Amalek. Sappiamo la loro radice. Abbiamo visto l'archeologia che si trova nell'Oxford, che parla proprio di questa stirpe malvagia. Loro avevano un regno all'antichità. Si trovavano nella zona di Russia e si chiamavano i Khazari, ok? E dovete andare a cercare anche su Wikipedia la dichiarazione Balfore, quando hanno creato questo stato falso di Israele, ok? I veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini, ok? E sono stati portati in schiavitù. Hanno sofferto, sono stati ammazzati, sono stati venduti, ok? E il regno tornerà a loro a breve, ok? E questi che hanno fatto tutto questo macerio fino ad ora andranno loro in schiavitù. Questo è il giudizio del Padre, ok? Ecco perché ora stanno cercando di modificare la DNA di tutti, ok? Con questo veleno. Che andate a vedere proprio le radici, andate sul sito della Zaifa e tutto il resto. Questo è il primo veleno
che si chiama mRNA. E cosa fa? Riscrive le codice genetiche, ok? E chi è che gli permette di fare queste cose qui? Dunque dice, il versetto 26 dice: si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà sterminato e distrutto completamente. Allora il regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. E i santi dell'Altissimo sono i così chiamati negri, nativi americani e latini. Il regno sarà dato in mano a loro. Ok, questo regno che è stato governato da centinaia di anni dai malvagi sarà ripreso dalle loro mani. Ok, ecco perché fanno tutto in segreto, fanno tutto in segreto, fanno sempre tutto in segreto e hanno questi plotti maligni per sterminare i veri figli di Israele. Il padre ci sta risvegliando e conosciamo il suo nome, conosciamo il nome del suo figlio, conosciamo le profezie, conosciamo la fine che faranno questi malvagi, ok? E come vedete, leggo di nuovo il versetto 26, si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, ok? Quindi verrà sterminato e distrutto completamente. Allora il regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli imperi lo serviranno e obbediranno. Ok? Quando il regno sarà dato di nuovo in mano ai santi, governato dal nostro re Yahawashai, ok? Noi governeremo su tutti. E come dice il libro di Apocalisse, che colui che ha guidato in schiavitù andrà in schiavitù, e colui che ha ammazzato con le spade sarà ammazzato con le spade. Non sta parlando di altro che questa stirpe malvagia, i figli di Esau, ok? Il così chiamato l'uomo bianco. Non hanno fatto altro che distruzione, lutti, menzogne. La scuola non ti insegnano la verità, ti indottrinano di filosofie stupide. Ieri stavo parlando con le mie sorelle giovani e mi dicono che hanno iniziato a insegnarle la teoria di Darwin, ok? E io gli ho spiegato le cose e grazie a Padre Yahweh Hashem Yahawashai che loro riescono a capire almeno, ok? Qual è il motivo perché devono insegnare dei bambini giovani delle menzogne che non c'entrano nulla con la verità? Qual è il motivo? E così riuscite a sapere che questo regno lo sta guidando proprio la stirpe dei malvagi. Ok? Ora andiamo avanti, prendiamo un altro precetto. Anzi, vado a leggere dal libro di Isaia, capitolo 14. Questo è il libro di Isaia, capitolo 14. E inizio a leggere proprio dall'inizio. Il Signore, infatti, avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele. E li ristabilirà nel loro paese. Ok? Ma tutte queste altre religioni sono proprio cerchi a questa verità qui. Soprattutto i cristiani non sono altro che dei ipocriti. Il popolo del Padre è Israele. Il Padre ha avuto il patto solamente con Israele. Ok? C'è la scrittura che dice: non ho conosciuto, solo tu ho conosciuto, non ho conosciuto gli altri. Questo è nel libro di Salmi anche, se non sbaglio. Ok? Allora questo patto è rimasto ancora. E siamo stati sparsi così, siamo stati portati via schiavi perché abbiamo smesso di seguire i comandamenti del Padre. Ok? Abbiamo smesso di fare le cose che il Padre ci richiede di fare. Allora siamo andati in schiavitù. Ok?
Perciò il Padre di nuovo tornerà il suo cuore a noi e rifarà il patto nuovo, ok? E si dice, a loro si uniranno gli stranieri che saranno incorporati nella casa di Giacobbe. Ok, questi stranieri si intende dei figli di Israele che sono stati sparsi in tutte le parti del mondo. Ok, infatti c'è una confusione di faccia. Un Israele a giorno oggi potrebbe anche essere come così chiamato uomo bianco, perché dovete ricordarvi cosa è successo qui in Europa. Ok, per più di 1000 anni i Mori hanno governato qui. Ok, hanno governato qui e i Mori sono israeliti, si sono miscolati. Si sono miscolati con tutte le altre nazioni e ora sembrano tutte le altre nazioni. C'è una confusione di faccia, ok? E questi stranieri sta parlando proprio dei figli di Israele. Infatti, se andate a vedere la radice di quella parola, vediamo. La radice di quella parola in ebraico, mi sa se non sbaglio, è Goshem, ok? Come il nome del figlio di Mosè, ok? Perché è stato nato in una terra straniera, in Midian. Sapete che Mosè ha preso la moglie in una terra straniera e suo figlio è stato chiamato Goshem, che vuol dire straniero. Ma lui non è uno straniero, ok? Sì, è straniero perché è nato su un'altra terra, ma lui porta mi sembra di suo padre, ok? Andiamo avanti. E dice, il popolo li raccoglieranno e li ricondurranno nel loro paese e se ne impossesserà la casa di Israele nel paese del loro signore come schiavi e schiave, ok? Così faranno prigionieri coloro che li avevano resi schiavi e domineranno i loro avversari. Cioè, avendo letto questo, ho già detto tutto. Ed è questo quello che succederà a breve, ok? I veri figli dei santi di Israele ritorneranno nella loro casa e prenderanno schiavi coloro che li hanno preso schiavi tutti questi anni qui, ok? E vedete come gira la ruota? E dice, in quei giorni il Signore ti libererà dalle tue pene e dal tuo affanno e dalla dura schiavitù con la quale eri stato asservito. Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai, ah, com'è finito l'aguzzino, ok? E questo re di Babilonia che si sta parlando è l'America di oggi. America rappresenta la Babilonia e i suoi complici, che sono i paesi NATO, Italia incluso, ok? E questi paesi a breve verranno giù alla loro distruzione. Ecco perché stiamo chiamando i veri figli di Israele di svegliarsi, di uscire da queste religioni che non portano nessuna verità. Cristianesimo non è altro che ipocrisia, ok? E come abbiamo letto qui, faremo la canzone lì che hanno fatto i figli di Israele appena uscito dalla schiavitù degli egiziani, ok? Ora andiamo a prendere un altro precetto. Anzi, leggiamo un altro po' da questo libro, perché c'è ancora un altro po' di carne. Versetto 5, Isaia capitolo 14, versetto 5. Ok, dice, il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui che percuoteva il popolo nel suo furore, con colpi senza fine, che dominava con furia la gente, con una tirannia senza respiro. Sta parlando di questo regno di oggi, ok? Il Padre a breve ci libererà da questa schiavitù, ok?
e andiamo avanti. E dice: riposa ora tranquilla tutta la città, tutta la terra, ed erompe in grida di gioia. Persino i cipresi gioiscono riguardo a te, e anche i cedri del Libano. Da quando tu sei prostrato, non salgono più i tali boschi contro di noi. E questo si sta parlando proprio di questi, così chiamato l'uomo bianco. Ha distrutto la natura. Ok? Ha distrutto la natura in tutti i sensi. Ok? Deforestazione, creare le case con i mattoni e queste cose qui. E tutti questi alberi si gioiranno anche poi, perché nessuno verrà più a tagliarli, a distruggerli. Ok? Questi malvagi hanno distrutto la natura anche. E andiamo a leggere. Andiamo a prendere un altro precetto. Anzi, leggo dal libro di Salmi, capitolo 137. Salmi 137, che è un bel libro, che parla molto della nostra schiavitù. E dice: sui fiumi di Babilonia la sedevano piangendo al ricordo di Sion. Ok? Questo parla del passato, quando siamo stati portati via in schiavitù. E parla, vedete quanto forte è la parola del Padre. Ok? Come una spada con due tagli. Parla sia del passato anche del futuro. Anche ora molti di noi che siamo svegliati a questa verità stiamo piangendo nei paesi di schiavitù dove ci troviamo. Ok? E dice, versetto 2, ai salici di quella terra appenderemo le nostre cetre. Là ci richiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Ok? Canzoni di gioia ai nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. Ed è questo che hanno fatto, prendendoci in giro. Ok? Ci hanno portato via in schiavitù e ci richiedevano, cantateci, dai, una di quelle canzoni che cantavate in Sion. Ok? Infatti, vedete, comprano i figli di Israele adesso per nulla, con questi contratti musicali, ok? E li fanno diventare schiavi del sistema. E tutte le canzoni che fanno non è altro che passare messaggi perversi, ok? Messaggi svianti, ok? Per sviare i giovani, per sviare il popolo ad arrivare, ok? E versetto 6 dice: mi si attacchi alla lingua, al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ok? Ricordati, Signore, dei figli di Edom. Chi sono i figli di Edom? Sappiamo chi sono, i così chiamati uomini bianchi. Ok? La stirpe malvagia. Ok? E dice: ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: distruggete anche le sue fondamenta, figlia di Babilonia devastatrice. E vedete, dice la figlia di Babilonia, che si vede che si intende la Babilonia futuro, ok? E la Babilonia di giorno d'oggi, come avevo detto, ribadisco, è America, ok? E loro non hanno fatto altro che distruggere e uccidere, fare plotti malvagi, maligni. E questo, resto stupito ancora che la gente non riesce a capire queste dinamiche. La gente li corre dietro, la gente vuole fare ogni minima stupidata che dicono di fare, ok? E dice: figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerai i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Ok? Perché loro hanno fatto la stessa cosa. Vi metto in ricordo che in America
portavano i bambini dei schiavi, che sono i veri figli di Israele, li davano agli alligatori, ok? Per dire il poco, per dire proprio il minimo di quello che hanno fatto, ok? Il versetto, anzi, andiamo a prendere un altro precetto. Prendiamo il secondo Tesalonicese, scusatemi, non so come pronunciarlo bene. Due Tesalonicesi, ok? Secondo libro di Tesalonicesi. Capitolo 2, e iniziamo a leggere dal versetto 3. Dice: nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti dovrà venire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, ok? Il figlio della perdizione, ok? E qual è questa apostasia? Ok? L'apostasia è stato durante il tempo, è l'ultima dispersione che hanno fatto ai figli di Israele, che si sa che è il momento del 70 avanti Cristo, ok? Quando i Romani sono entrati in Gerusalemme, comandati da Alessandro Tiberio, ok, durante l'era del Titus, aveva iniziato suo padre ma non ha concluso. E cosa hanno fatto? Hanno disperso i figli di Israele. E questo è quello che sta dicendo questo versetto qui. E l'uomo, l'iniquo, è stato rivelato, ok? E che l'uomo iniquo sono coloro che hanno fatto questa roba qui, ok? E sono loro che sono ancora in comando fino ad oggi. Ok? Perciò, con lo spirito, attraverso lo spirito del Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai, sappiamo la verità, sappiamo chi è questo uomo di iniquo e andrà in perdizione. Questa perdizione vuol dire la distruzione, ok? Per sempre. Li piomberanno giù i missili, come dice il libro di Apocalisse, capitolo 17, ok? Ora dice, colui, versetto 4, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio, o è oggetto di culto fino a sedere nel tempio di Dio, addirittura se stesso come Dio, ok? Lui si innalza, chi sono questi, così chiamati uomini bianchi? Credono che sono loro i dei, credono che sono i più intelligenti sulla faccia della terra, credono che sono gli esseri più avanzati, ok? E cosa hanno fatto? Hanno messo il loro volto nel tempio come stessi loro i veri dei, ok? E come sapete la descrizione di Yahweh Shai nel libro di Apocalisse, capitolo 1, dal versetto 13, che ci dice la sua descrizione, sappiamo che sarebbe stato un così chiamato negro, ok? E cosa hanno fatto? Hanno preso l'immagine diverso, l'immagine di un tiranno, ok? Hanno messo la loro immagine in posto suo, ok? È questo che sta dicendo questo versetto qui. Dice, dice colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio additando se stesso come Dio, ok? E vediamo anche un altro racconto nel libro di Primo Maccabeo, penso Primo Maccabeo capitolo 1 versetto 14 se non sbaglio, e parla di questo momento quando sono andati nei tempi, hanno cambiato le facce dei giudici, le facce dei apostoli e hanno messo la loro somiglianza, ok?
Andando avanti, versetto 5, libro di secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 5. Non ricordate che quando ancora ero tra voi venivo dicendo queste cose, e ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Ok? E questo sta parlando, come sapete, sta parlando di quell'epoca, ok? Che erano in potere i romani, e lui diceva che loro sono già, ma la gente non capiva ancora chi è questa stirpe qui. E infatti anche fino ad oggi la maggior parte non sanno chi sono i malvagi, non capiscono, ok? Ma coloro che il Padre ha scelto, i suoi eletti, che speriamo siamo tra quei numeri, sappiamo questa verità qui, ok? Ora andiamo avanti. Versetto 8 dice: solo allora sarà rivelato l'Empio, e il Signore Yahweh Shai lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire. Ok? E questo sta parlando proprio di questi malvagi. Saranno distrutti attraverso i cari del Padre, ok? Che sono i così chiamati UFO, ok? E quando arriveranno, getteranno giù di quel fuoco concentrato per bruciare questi malvagi che stanno governando oggi, ok? È quello che sta parlando lì, non è letteralmente della sua bocca, ok? Versetto 9. La cui venuta avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di potenti, di segni e prodigi, menzogneria. Infatti è quello che ha fatto il così chiamato l'uomo bianco, menzogne, ok? Inganni, ok? Come sapete, questi romani hanno fatto solo quello, questi figli di Esaù hanno fatto solo questo, ok? E se, lì ci fa capire che c'è lo spirito di Satana che li spinge. E sapete cosa? Satana è al servizio del Padre Yahweh, è un angelo di Yahweh. Ok, lui è stato creato per fare quello. Ok, questo racconto si vede nel libro di Giobbe, capitolo 1. Ok, andando avanti, versetto 10. E con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. Infatti, questo libro ci sta parlando proprio di giorno d'oggi. Ok, perché coloro che cadono a inganni dei malvagi sono coloro che non conoscono la verità, non conoscono chi è Yahweh, non conoscono chi è Yahweh Shai. Allora cadono per questi inganni di avvelenamento, che sapete è il V, ok? E tutte queste cose qui, loro cadranno per quello, per poi andare a prendere il marchio della bestia che è il microchip, ok? E sta arrivando a breve. E questa gente che cade perché proprio non hanno l'amore della verità, ok? Che questa verità non tutti lo accolgono con felicità, e non tutti lo accolgono perché molti sono chiamati ma pochi sono i eletti, ok? E versetto 11 dice: e per questo Yahweh invia loro una potenza di inganno perché essi credano alla menzogna, ok? Questa gente che non accetta questa verità sono stati creati apposta per accettare le menzogne, ok? E questi è quello che succederà, sanno, ok? Una distruzione che arriva. E ci sono altri precetti, ma penso di fermarmi qui. E spero che siete stati edificati. E dobbiamo tenerci forti, ok? Dipendere tutto da Yahweh Bashem Yahweh Shai, ok? Non dobbiamo mettere i nostri credi, ok? Le nostre dipendenze su dei uomini, ok? Soprattutto questi uomini che stanno guidando e comandando questo regno al giorno d'oggi non sono altro che dei figli di Satana, ok? Non sono altro che dei strumenti nelle mani del Padre
alla parte sinistra, ok? Alla parte del maligno, ok? Detto questo, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Bukakudat. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.